anteprima questa settimana un grande personaggio, Alexander Mason. Ve lo ricordate, amici degli Sparatutto in prima persona? Sono sicuro di sì, perché stiamo parlando proprio di Call of Duty Black Ops 2, il gioco più atteso dell'anno, vero Simon? Assolutamente sì, Call of Duty Black Ops 2 è sicuramente l'FPS più atteso dell'anno. Si cambia setting, si passa quindi al 2025, ma ci saranno anche incursioni nei tardi anni 70. A cambiare anche il single player, con la solita azione adrenalinica, ma missioni sandbox denominate Strike Force, addirittura con finali multipli. Infine un multiplayer ancora migliorato, con più opzioni di personalizzazione e un'attenzione particolare ai giocatori professionisti. E allora immergiamoci assieme nelle avventure mozzafiato di Call of Duty Black Ops 2, in arrivo il prossimo 13 novembre su Xbox 360, PlayStation 3 e PC. E questo è in anteprima il nostro servizio. Call of Duty Black Ops 2 è lo sparatutto più atteso dell'anno, l'FPS per eccellenza, capace di demolire ad ogni release i record di vendita. Quest'anno Activision Blizzard e il team di sviluppo Treyarch hanno voluto fare le cose davvero in grande, inserendo una serie di novità entusiasmanti, in grado di ampliare un'offerta ludica già saporitissima. Sequel diretto del plurimilionario Black Ops, Call of Duty Black Ops 2 è ambientato nel 2025, con il mondo sull'orlo di un nuovo conflitto globale. Nel corso dell'avventura avremo modo di tornare anche nei tardi anni 70. Saranno quindi due i protagonisti della storia. Da una parte Alexander Mason, evidentemente sopravvissuto agli eventi del primo Black Ops. Dall'altra, oltre 40 anni dopo, suo figlio David, pronto a seguire le orme del padre ed arruolarsi nell'esercito degli Stati Uniti. Il feeling delle sessioni di shooting e la spettacolarità delle cutscene restano quelle distintive del brand, e in Black Ops 2 c'è tutto quello che i fan di Call of Duty si aspettano. Uno sparatutto veloce e ritmato che non perde la sua identità e che gioca tantissimo su un ritmo incalzante e indiavolato. Il balzo del futuro ha influito in maniera sensibile sull'armamentario e sull'equipaggiamento, ma senza esagerazioni di fantascienza. Al classico sviluppo lineare, Black Ops 2 affianca una serie di missioni dall'approccio sandbox e al contempo uno svolgimento narrativo ramificato, supportato dalla presenza di finali multipli. La pietra angolare su cui si regge questo sconvolgimento è composta dai livelli nominati Strike Force, che si alterneranno nel corso della campagna con gli stage dalla progressione più regolare. Cambiamenti anche sul fronte multiplayer, vero fiore all'occhiello della saga. Grazie alla nuova Creator Class, che segue il sistema Peak 10, l'avvicinamento all'eSports con opzioni più convincenti per i giocatori professionisti, e alle nuove Score Streak, attivabili grazie ai punti accumulati, ottenuti anche catturando bandiere, disattivando bombe pronte ad esplodere o conquistando le zone nell'apposita modalità. Graficamente, i passi in avanti compiuti dal team paiono già considerevoli, con texture all'altezza ed effetti particellari esemplari. Su tutto comunque spicca il solito senso scenico, davvero blockbuster hollywoodiano. Call of Duty Black Ops 2 arriverà il prossimo 13 novembre su PC, Xbox 360 e PlayStation 3.